Se una persona che ha una disabilità sale sulla sua auto e intende recarsi nel centro storico di Piacenza, può trovarsi in difficoltà nel trovare uno stallo per disabili non riservato, quindi libero per tutti coloro che ne avrebbero diritto. Un problema che da un anno e mezzo è diventato ancora più evidente. È stata inaugurata nel comune di Zerba la nuova piazzola dell'elisoccorso, realizzata per consentire l'atterraggio anche in notturna per le emergenze sanitarie. Ancora una vetrina nazionale per Piacenza e le sue bellezze gastronomiche, artistiche e storiche. Questa mattina in Piazza Cavalli, la diretta della trasmissione di Rai 3, Agorà Estate. C'è chi è già stato in vacanza e ora si gode le bellezze della provincia di Piacenza, le piscine oppure il Trebbia. Scopriamo le abitudini dei piacentini nel nostro telegiornale. Colpo di scena dopo l'epilogo delle batterie della 4x400, la Nigeria viene squalificata per invasione di corsia e l'Italia sale al terzo posto, ottenendo così la qualificazione diretta. Il piacentino Edoardo Scotti potrà giocarsi le proprie chance nella finale di sabato dei Giochi Olimpici di Parigi. Queste e tutte le altre notizie in tempo reale si possono consultare sul nostro sito liberta.it.